di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Robotica senza frontiere, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Parliamo in questo servizio di robot e della loro applicazione nel campo medico, nello specifico nel campo della riabilitazione motori. Prendiamo spunto da un workshop che si è tenuto a Volterra nei mesi invernali. Ora siamo approdati qui in un laboratorio all'interno del reparto Ausilium Vitae, un laboratorio molto molto speciale, e andiamo a vedere perché. Uno degli ambiti nuovi su cui stiamo lavorando e verrà presentato qui a questo convegno, che è quello della robotica sia per il cammino che per la riabilitazione dell'arto superiore, abbinata a possibilità di valutazioni complesse che noi stiamo attuando a livello cerebrale per vedere proprio come la robotica intervenga nel modificare le attività cerebrali durante e dopo il trattamento, e quindi avere una prova consistente e precisa di come questi approcci possono rimodulare l'attività cerebrale dopo un evento negativo che potrebbe essere un ictus, e avere la possibilità quindi di rigenerare una situazione che possa ricontrollare il movimento in maniera più fisiologica, più simile a quello che nella vita quotidiana siamo abituati a vedere. L'evento è organizzato nell'ambito della Settimana Europea di Robotica lanciata dall'Unione Europea. Abbiamo voluto partecipare a questo evento in quanto siamo fortemente interessati e fortemente attivi in questo tipo di attività di utilizzazione di sistemi robotici per la riabilitazione. Lavoriamo in strettissima collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha un suo laboratorio all'interno del nostro ospedale. Siamo con l'ingegner Mazzoleni, ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Da anni si occupa di tematiche di ricerca legate all'utilizzo dei sistemi robotici per la riabilitazione. Che tipo di robot, di macchine sono presenti all'interno di questo laboratorio? Sono presenti dei sistemi robotici innovativi sperimentati durante questi anni grazie alla collaborazione tra i bioingegneri della Scuola Sant'Anna e i medici terapisti di Ausilium Vitae, proprio per cercare di proporre protocolli clinici innovativi e un trattamento riabilitativo all'avanguardia. Durante queste sperimentazioni abbiamo potuto verificare che il trattamento con i sistemi robotici può portare dei benefici notevoli a questi pazienti. Ma come funzionano e quali sono i risultati medici di questi robot? Sì, si tratta di due sistemi che hanno delle soluzioni tecnologiche molto, molto avanzate, perché uno dei problemi della riabilitazione neurologica è che, siccome i malati sono ognuno diverso dagli altri, non è possibile utilizzare delle apparecchiature che siano invece rigide. Questi sistemi hanno una capacità di riconoscere le caratteristiche del malato e adattarsi di conseguenza. Vengono alle volte definiti per questo sistemi intelligenti. Questi sistemi non sono dei sistemi assolutamente alternativi al fisioterapista né alla fisioterapia classica. Sono dei sistemi che aiutano il fisioterapista, ma naturalmente non sono assolutamente in grado di sostituirlo. Abbiamo parlato dei robot e del fatto che sono complementari al trattamento tradizionale della riabilitazione, ma diamo la parola ai tecnici che li usano quotidianamente. Il sistema robotico ci dà un dato scientifico su cui basarci, perché il paziente viene valutato,
inizialmente, poi vengono effettuate delle valutazioni in itinere e anche una valutazione finale. E tramite queste valutazioni noi abbiamo un dato scientifico, quindi un dato oggettivo, che ci può dare un'indicazione del miglioramento del percorso del paziente.